Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, chiude le due scuole del quartiere a rischio frana di Santa Maria. Si tratta della scuola media Vicentini Modesto della Porta, che si trova in via Dominzoni, nei pressi del condominio Trinchese, sgomberato e poi fatto abbattere, e della scuola elementare Corradi e dell'infanzia Arenazze, che si trovano nello stesso plesso di via Gran Sasso, vicino al condominio Orizzonte, sgomberato una settimana fa. Circa 370 alunni troveranno presto altra sistemazione, anche grazie alla rete che il primo cittadino ha attivato. È bene che io dica la differenza di situazione tra le due scuole. Allora, la scuola Modesto della Porta, che insiste alla fine di via Dominzoni, ha un pericolo indiretto, quindi strutturalmente la scuola sta bene, ma ha un pericolo indiretto perché prospiciente ad uno degli edifici sgomberati e che devono essere sottoposti ad un procedimento di demoricostruzione. Mentre per la scuola Corradi, che insiste in viale Gran Sasso, il problema è che i sistemi di rilevamento hanno messo in evidenza negli ultimi mesi, quindi non prima, ma negli ultimi mesi, uno scivolamento del terreno su cui la scuola insiste di 2 mm, non potendo prevedere se e quando il pericolo possa materializzarsi nell'uno e nell'altro caso. Ho potuto fare a meno, ovviamente, di emettere l'ordinanza di sgombero. Il problema del dissesto idrogeologico, ha rimarcato il primo cittadino che interessa la città teatina, non è ovviamente nato ieri ed è stato affrontato subito da questa amministrazione. Nel mese di agosto del 2022 ho chiesto e ottenuto un incontro con la protezione civile regionale e firmata una convenzione con essa e con l'università, in particolare con la facoltà di geologia della Gabriele D'Annunzio. Tutto questo per aumentare e migliorare la qualità e la quantità dei monitoraggi sia sulla collina nord, che è la parte più fragile del nostro territorio, ma anche nelle altre parti critiche della città, e anche per intercettare ovviamente fondi per mettere in campo delle azioni di contenimento di questo dissesto idrogeologico.